Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno con un nuovo video e oggi mille ospiti speciali: Jack Nobile, Sbard e Jacopo Fratini. Raga, fighissimo quello che voglio proporvi di fare oggi, che loro sapranno già perché stanno leggendo il titolo. Avrete un cubo di Rubik a testa e dovrete cercare, ovviamente il cubo sarà scombinato, sì, di creare in una faccia la bandiera italiana. Tipo? Quella che vedete qua. Ok. Vi faccio vedere anche a loro. Ah, praticamente. Mettila proprio così. La bandiera d'Italia. Praticamente quello che dovete fare è che lo strato centrale sia bianco, quello sopra verde, quello sotto rosso, insomma destra, sinistra, rosso, sì, e verde. Sì, sì. Ok, è chiaro, la bandiera italiana la conoscete. E basta, è tutto qua. Chi finisce prima vince. Regole. Chi finisce prima vince. Vince una bella carbonara. Ci sono regole. Però vi mischio i cubi prima. Ve li mischio tutti e tre uguali. Ok. Così non ci sono dubbi, va bene. Però aspetta, io che non so fare il cubo, tipo spiega sta roba. Ah giusto, dimenticavo, regola: non si può prima risolvere il cubo e poi mettere gli strati bene. Dovete riuscire a farlo col cubo sempre scombinato. Ok, okay. Non logica. Vale, solo logica. E controlla che loro non freghi di mixare. No, io controllo tutto, più che altro perché Sbard non sa risolvere il cubo, esatto. Quindi non può neanche passare per la risoluzione. Esatto. Allora, aspettate che prendo scombino tutti uguali. Ma sei un matto? Cioè già per me questo è assurdo. Allora, lo scombiniamo tutti uguali. Tutti uguali, no? Sì. Perfetto. Però qua avete già uno strato verde fatto, troppo facile così. Allora, sì. Aspettate, non guardate, giratevi. Aspetta. Ok, ci siamo. Sai che non so. Ora sono tutti uguali. Dovete arrivare alla bandiera italiana, ve la sentite, raga? Sì, sì. Siete pronti, raga? Quando voglio vuoi. Competizione. Io giusto per simpatia. Io vi cronometro anche poi. Ok. Possiamo sgomitare quelli di fianco. Quindi, vi lascio i cubi qui. Sì, bravo. Ora mi sposto, vi lascio la scena. Ok, raga, siete pronti? Posso il cronometro? Cubo? Posso. Tanto anche se non analizzo, sì, non so. Guardatelo un po' prima di iniziare. Sì. Ah, possiamo anche guardare? Sì, guardatelo un pochino. Bene, però ci siamo. E quando volete, quando vi dite che ci siete tutti, potete partire. Ci siamo. Io ragazzi. No, spostate, non barare, Jack. Ok. Siete pronti? Sì. Sì, sì, signor capitano. L'ho sentito bene. Sì, signor capitano. 3, 2, 1, via. Raga, io cioè, ci provo, ma... il verde, bro! Il verde, bro! Sono un pane. Un pane, non stai? No, bro, io non ho mai fatto il cubo di Rubik in vita mia. Ma state viaggiando, Ma cosa fanno? Cioè, c'è una logica dietro tutto ciò? Cioè, non... Ovvio che c'è una logica. Ma ha già fatto Jack! Ha già fatto un fenomeno! 20 secondi. Ma è un maledetto. Ha vinto Jack. È facile. Ha vinto Jack. Ha vinto Jack di brutto. Anch'io l'ho fatta, bro. Secondo Jack... Cos'è? Cioè, non è vero allora che non serve saper fare il cubo. No, è chiaro che se sai già risolvere il cubo è più facile. Ci avete messo poco. Cioè, tu ci avevi messo 35 secondi, tu 20 secondi. Figata! Allora, adesso spareggio tra Jack e va bene. Ma Sbard, fai sì. Messo la Sbard. Allora, facciamo così. Allora, adesso Sbard vuoi mischiarli tu? Li mischi non uguali, però. Sì, bro. Esatto, non uguali, ci sta. Ok, vai. Allora li mischi tu questi. Non uguali. Ok, bro. Faccia a faccia. Con mio aggressore. Giratevi, bro. Ah no. Sì. Un saluto a Ciccio. Però non so neanche mischiare il cubo io. Ok, ho mischiato. Tutti e due? Ci siamo. Ok. Qui c'è. Cioè, raga. Striscia. Questa sfida è molto interessante. Sì. Spareggio. Jack. Jack. Guardatelo. Vi do io il via. Dacci il via, bro. 3, 2, 1, via! Che Jack si sa fare col cubetto? Un fulmine! Cacchio, io non lo trovo! No, bro! Bro! Uno ce l'hai! Ma è Jack? Jack è un fulmine! L'ha già fatto! Troppo forte, lì! Cacchio! Fai schifo, Jack. Fortissimo, Jack. Per l'Italia questo è altro. Voglio sfidarlo. Crossover. Voglio sfidarlo. È vecchio, mi devasti. Però non so neanche provato io a fare. Bene, ragazzi, quindi siamo tutti d'accordo. Vincitore Jack. Giustamente, la carbonara. Un po' mi ha battuto. Però ora voglio provarci anch'io. Cioè, voglio sfidarti, Jack. Siete pronti? Sì. 1, 2, 3. Certo, c'ho l'ansia, ma è dedicato.
Sì, non c'è storia, guarda. Fatto. Oh, merda! 8 secondi! Però due strade le avevo fatte. Ah, sei un macchio! Dico! Fatto! Sei più spesso. Del mestiere! Sei del mestiere! Cavolo, voglio. Dobbiamo fare le sfide con più bandiere la prossima volta. Bellissimo. Tipo quella della Birmania. Allora, ci sta. No, ci sta, però, tipo. Bellissimo! Che la prossima volta vi dico una bandiera. E così c'è anche la difficoltà di capire qual è la bandiera. Ah, ci sta, ci sta così, se no? Non la sa, tipo quella delle acque, cazzi suoi. Si può. Bene, raga, grazie per aver visto il video. Grazie, ragazzi, per aver partecipato. Via per grazie a te, grazie mille. Grazie a te, Aide, per avermi devastato. Dai, guarda, dopo ci proviamo. Passo dopo passo. E nulla, step by step. Iscrivetevi ai canali di tutti. Lascio il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.